Buona giornata amici, siamo pronti per la rassegna stampa di Fano TV. Oggi è mercoledì 20 settembre, una giornata per quanto riguarda il tempo simile a quella di ieri, un cielo un po' velato ma dovrebbe ancora perdurare l'estate e vedremo come l'estate poi incide anche nelle decisioni degli amministratori. E intanto passiamo come sempre attraverso l'almanaco del giorno. Vediamo che oggi si festeggiano tanti tanti santi, sono i Santi Martiri Coreani. Ebbene la diffusione del cristianesimo eh, creò i primi martiri anche in Oriente, nell'estremo Oriente. Tra 700 e 800 Furono addirittura 103 i neobattezzati che si rifiutarono di abiurare per avere salva la vita. Furono 103 persone coreane, appunto, che si convertirono al cristianesimo, che furono mandate a morte per la loro fede. Questi sono i santi martiri coreani. Ed ora passiamo alle previsioni del tempo. Vediamo cosa ci dice la grafica. Ecco, per la dislocazione dei segni appare che i cieli in prevalenza saranno parzialmente nuvolosi, con nubi in aumento dal pomeriggio, nubi associate a qualche debole pioggia in serata. Sono previsti 0,3 mm di pioggia, ma in modo particolare verso l'entroterra, verso la fascia pre-Apenninica. E le temperature, temperature in lieve calo la massima che da 29-28 gradi passa a 26 gradi, la minima invece si è attestata a 18 gradi. Questo è un po' l'esame della temperatura e delle previsioni del tempo della giornata odierna. E allora noi sfogliamo i giornali per iniziare la giornata, vediamo che cosa è accaduto ieri e purtroppo dobbiamo annunciare una perdita. Una perdita dolorosa perché questa persona era molto cara a tutti i Fanesi. Si tratta di Bruno Gambini, pensate, aveva 108 anni, era la persona più vecchia della città, una persona che era così eh, alloggiata a famiglia nova, era lì da dieci anni e ogni anno festeggiava il suo eh, compleanno con grande partecipazione sia degli operatori che dei parenti che anche delle autorità. E l'ultima volta a luglio aveva appunto festeggiato 108 anni, erano intervenuti anche il sindaco Massimo Seri, l'assessore al welfare del Comunità Dimitri Tinti, oltre a tutti i parenti, figli, nipoti, pronipoti, ne aveva veramente uno stuolo. Eh, Bruno Gambini aveva cinque figlie e quindi pensate poi quale discendenza ne è ricevuta, ne è ricavata. Addio Bruno, il supernonno della città. Aveva 108 anni, era il più longevo di Fano, si è spento nella residenza per anziani Famiglia Nova, il cordoglio del sindaco. Aveva vissuto oh, tanto oh, e poi un secolo convulso, quello del eh, 1900. Lui era nato nel 1915, eh, l'anno in cui era scoppiata... La, il primo, il, la Prima Guerra Mondiale, e poi aveva così attraversato tante, eh, tante vicissitudini: il terremoto degli anni 30, poi il secondo conflitto mondiale, aveva contribuito col suo lavoro da agricoltore prima, ma anche da ferroviere poi, allo sviluppo della città, alla rinascita della città di Fano. Ebbene, eh, a veneranda età era ancora in buona salute, leggeva ancora il giornale, qui lo vediamo con il resto del Carlino in mano, ci vedeva bene, insomma ragionava dritto, eh, era una persona ancora valida con cui era piacevole conversare, lo dicono anche i pronipoti eh, rispetto a, al quale traevano tanti tanti insegnamenti. Dunque lascia un grande cordoglio, un grande cordoglio perché perdiamo una persona cara. Vediamo le altre notizie, a fondo pagina si parla del raduno dei militari che hanno prestato il loro servizio tempo fa nella caserma Paolini, raduno degli ex comilitoni nella caserma Paolini, sono arrivati anche, pensate, dal Regno Unito e da Malta. Eh, Regno Unito, Malta, Roma, Foggia, Città di Castello, Urbania, Fossobrone, Morrovalle e Fano. Ebbene, sono coloro che hanno voluto rivivere l'atmosfera e gli anni della loro giovinezza passati eh, al car della caserma a Paolini. Ogni tre mesi si avvicendavano le reclute che poi prestavano servizio nel reggimento. Allora eh, la, fe, la, la ferma era di un anno e mezzo, eh, poi magari anche qualcosa di più in passato eh, e sono esperienze che non si dimenticano perché è il primo atto, è il primo momento in cui si diventa grandi, si diventa autonomi e si matura molto precocemente. Quindi un, una tradizione che si rinnova, quella ogni anno, organizzata. Da eh, il luogotenente troiano e da Consolini, Consolini era un impiegato civile appunto della caserma Paolini. Giriamo la pagina e troviamo le iniziative della settimana europea della mobilità a Fano. Idrogeno a pedali, questa è la grande sfida per il futuro. La bicicletta il, ha subito molte molte innovazioni nel corso del tempo. Prima c'era quella semplicemente a pedali, poi c'è stata quella con il cambio, con, tante, con tanti eh, rapporti che appunto facilitano la mobilità a pedale e poi è venuta la bicicletta elettrica. Insomma, e adesso arriva la bicicletta a idrogeno. Due appuntamenti nell'ambito della settimana della mobilità a partire da domani, la settimana è già in comunque con tutte le sue iniziative, ricordiamo andiamo a scuola da soli, il progetto adottato anche per la scuola di Bellocchi. Domani alle 10:30 dicevo l'incontro sull'energia, stand in piazza con l'auto del futuro. 10:30 con il TechFem Mobility Day, un talk dedicato all'innovazione e sostenibilità. In programma nella chiesa del Gonfalone e con la partecipazione di Stefano Gandelli, content creator di Geopop, e poi due momenti di approfondimento. Nel primo si parlerà di mobilità di distretto e mobilità dolce. Quando è realmente possibile, interverranno tra gli altri anche l'assessore alla mobilità Barbara Brunori. E poi Claudia Carani dell'Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile. Federico Ferrini, CEO di TECFEM, che parlerà del progetto di mobilità di distretto, appunto una innovazione importante. E ieri c'è stata anche una dichiarazione della diocesi in merito all'avvento dei trappisti sulla collina di Montegiove. Sappiamo come questa Venuta ha destato molte polemiche tra coloro che vorrebbero che la collina di Montegiove rimanesse eh, intatta, non ammettesse nuove costruzioni, invece quelle che ammettono che Montegiove come luogo dell della spiritualità fosse adatto ad accogliere questa nuova comunità. Ebbene la curia si pronuncia in merito a quest'ultima uh, ipotesi, a quest'ultima decisione. La Chiesa diocesana di Fano, è stato scritto in un comunicato, ribadisce quando già espresso in una lettera dal Vescovo Armando nel 2014, trasarti in un messaggio di lieta e benevola accoglienza nei confronti dei trappisti, e diceva che il progetto dell'arrivo dei monici è un momento... È un momento particolare, un momento che ribadisce la secolare vocazione di preghiera, silenzio e spiritualità di Montegiove, portata avanti nel tempo con l'insediamento prima dei, dei Camaldolesi, poi abbiamo anche recentemente le monache benedettine, lì al lato al prelato abbiamo una comunità ecclesiale fondata appunto dal prelato che faceva parte dell'ordine di Malta e via dicendo. Insomma, senza però intervenire sul dibattito politico. Questa è stata un po' la decisione della diocesi, comunque un avvallo ovviamente all'insediamento c'è stato. Parliamo anche di politica e di candidati a sindaco e vediamo che si mobilita Giuseppe Deleo. Giorni decisivi per il centrodestra da Deleo. De Leo corre, Sir Filippi ancora medita e deve rompere l'indugio. Giorni decisivi dunque per la candidatura a sindaco, almeno nel centro-destra, perché nel centro-sinistra ancora proprio non se ne parla. E vediamo che domenica prossima alle ore 16 al cinema Mazzetti ci sarà un incontro dal titolo Una storia nuova, un, un incontro aperto a tutti. Il pomeriggio. Si crede che non duri, dalle 16 in poi, eh, l'incontro non durerà più di due ore. Ebbene ci sarà un dibattito, un dibattito che verterà sui temi della cultura, dell'urbanistica, del turismo, dei servizi sociali e dell'economia. Insomma, sono i temi più caldi che sono alla ribalta proprio in questi giorni. L'intervento finale del candidato sindaco De Leo. Prima di quella data anche il consigliere regionale della Lega, eh, Sir Filippi, dice appunto il resto del Carlino dovrebbe rompere gli indugi, ma insomma questo però ancora non è confermato. Ed ora passiamo un pochino ai comuni dell'entroterra e vediamo che a Sant'Ippolito c'è una persona che viene veramente eh, bersagliata dalle imprese, delle imprese insomma, chiamiamole così, di una banda di bab una baby gang, di una banda di minorenni. Citofono blindato contro la baby gang, ma sono bersagliato dal lancio di oggetti. È un cittadino, si chiama Claudio Angradi, che viene bersagliato, non si sa per quale ragione, l'articolo non lo dice. Da tempo da, una, da un gruppo di ragazzi che le fanno tutti i dispetti, suonano i citofani, vabbè, questo potrebbe essere una cosa un po' così. Non dico trascurabile, ma non molto, molto grave. Però c'è il lancio di oggetti. E insomma la situazione diventa, diventa particolarmente insostenibile. Sono finito nel mirino di una banda di teppisti, racconta Gradi, che hanno stravolto la mia vita. Mi hanno lanciato una canna acuminata sul viso. Procurandomi una ferita, questa è una vera e propria aggressione, e hanno scaraventato nel mio cortile ogni sorta di oggetti, persino un banco di scuola. A questo punto c'è veramente una tracotanza che deve essere sgominata. A San Lorenzo, in campo, si mette il fotovoltaico sui tetti degli edifici pubblici, sui tetti della biblioteca e sugli spogliatoi. Paga il ministero e il comune risparmia 15.000 euro all'anno. Ebbene, nella biblioteca Cardini e, e nel campo sportivo eh, si pongono appunto i pannelli fotovoltaici. A San Lorenzo in campo pretendeva soldi dalla madre, eh, è un caso questo emblematico, eh, triste devo dire. Pretendeva i soldi della madre minacciandola. Addirittura, la mamma, esasperata, non ha potuto far altro che chiamare i carabinieri, i quali sono intervenuti e hanno visto che il ragazzo trascendeva dai, dai normali rapporti. Eh, anzi, quando ha visto i carabinieri ha inveito anche contro di loro, per cui è stato arrestato per resistenza al pubblico ufficiale è stato portato in carcere. Quando un mamma si risolve eh, a chiamare i carabinieri per rendere inoffensivo il proprio figlio, veramente siamo all'esasperazione completa. Ad Urbino si costruisce un nuovo marciapiede e un, un nuovo campo da golf. Il comune ha aperto nuovi cantieri uno nei presidi del pala carneroli e, e quell'altro nella struttura privata del cesane quindi urbino punteggia eh, nuovi spazi e nuovi investimenti poi abbiamo un altro articolo che riguarda eh, il no alla attribuzione a raffaello di un quadro di un nuovo quadro, di un nuovo quadro che appartiene a una collezione privata ci sono gli esperti urbinati che smentiscono quanto dichiarato in un incontro che è avvenuto a Pergola, e soprattutto la docente di storia dell'arte di Fano, Carlo, eh, che mh, insegna all'Università di Urbino, Anna Maria Ambrosini Massari, è altrettanto schietta eh, sulla tesi del no. Ha detto: anche i miei studenti sono in grado di capire che quello di Pergola non è Raffaello sia per la qualità del dipinto, sia per tutti i dati storici e biografici che non vanno in quella direzione. Chiunque può dire tutto, ma per essere accettata un'ipotesi va provata con la visione, i confronti, l'esperienza e una profonda conoscenza dei lavori che sono prodotti appunto in quel periodo, nel Cinquecento. Scienziati schierati in prima linea per i segreti del tartufo bianco, siamo... Nel nostro Entroterra dove si nasconde un tesoro. Vediamo qui il titolo pubblicato dal resto del Carlino. Il professor Vilberto Stocchi, rettore dell'università, l'abbiamo conosciuto anche come, eh, come rettore. Eh, mm, Interviene appunto sul tema del tartufo e dice che i ricercatori di Urbino, Bologna e del CNR di Torino eh, hanno eh, così utilizzato un finanziamento di 200.000 euro per uno studio scientifico su questo meraviglioso tubero. E poi a proposito di studi e di convegni, vediamo che a Mercatello sul Metauro eh, storici sono appunto a convegno per raccontare Federico da Montefeltro, un personaggio di cui non si finisce mai di scoprire le grandi dote culturali ma anche eh, di carattere. Era un capitano di ventura che... Eh, assommava le doti di grande guerriero a quelle di uomo di grande cultura. E vediamo anche qualche articolo di apertura del, della pagina di Pesaro, dove vediamo che è stato risolto subito, eh, sono state risolte subito le indagini per individuare il rapinatore della farmacia di via Rosselli. E un rapinatore con un coltello ha affrontato la commessa e si è fatto consegnare 500 euro. Ebbene, si tratta di un giovane di origini trentine. Sono bastate poco più di 24 ore alla polizia per identificare questo trentenne originario del Trentino ma residente a Pesaro, eh, il quale alle 13.15 di domenica scorsa ha fatto irruzione nella farmacia Mari di via Rosselli. Ora l'uomo che ha confessato poco dopo la cattura è stato denunciato a piede libero per rapina aggravata, quindi una cosa risolta molto, molto presto. E per quanto riguarda. La stagione turistica che ormai è giunta al termine, siamo il 20 di settembre, domani è il 21, arriva l'autunno. Ebbene, la stagione balneare quest'anno si è veramente allungata. Il sindaco di Pesaro Ricci dice che l'estate non è ancora finita, però i bagnini hanno chiuso perché dopo che è iniziata la scuola, ebbene, i bagnanti sono veramente rarefatti. Cardinali della CNA dice che con l'inizio della scuola i ritmi sono cambiati e la gente non pensa più al mare, però insomma una certa destagionalizzazione c'è stata anche quest'anno grazie al perdurare del bel tempo. Ed ora diamo un'occhiata anche al Corriere Adriatico. L'apertura è dedicata alla qualità dell'aria. La qualità dell'aria che sembra migliorata quest'anno perché a tutt'oggi sono stati evidenziati soltanto 8 sforamenti dalla centralina di Via Montegrappa rispetto ai 14 dell'anno scorso. Ebbene, dobbiamo dire che sia 14 che 8 sono un'entità eh, tollerabile perché il massimo eh, ammesso dalla Unione Europea è di 35 sforamenti, cioè noi siamo molto molto al di sotto. Merito dell'amministrazione comunale, ebbene la stessa Assessore all'ambiente, Cora Fattori, ha detto che comunque questo è un problema di area vasta perché da noi eh, arriva anche, arrivano anche tutte le condizioni che provengono dalla Valle Padana. Quindi noi risentiamo di un problema molto molto più ampio rispetto a quello creato dal, dal luogo in cui è posta la centralina. La centralina comunque è posta in un luogo di grande traffico, qui infatti convergono le auto che provengono dall'autostrada, dalla superstrada Fanno Grosseto, eh, passano anche le auto che percorrono la statale 16, la statale Adriatica, quindi è un punto nev nevralgico del traffico. Ebbene la centralina, eh, i cui dati sono stati ripubblicati eh, dal comune dopo una certa pausa, dimostra come la situazione è migliorata. Invece c'è un problema per quanto riguarda il rilevamento della qualità dell'aria nella zona industriale. Perché non è stato rinnovato dalla Profilglas il contratto di comodato d'uso eh, nei confronti dell'amministrazione comunale per l'attivazione di questa centralina che è di proprietà della stessa Profilglas. E allora il comune cosa ha fatto? Il comune si è rivolto, eh, lo ha affermato sempre Cora Fattori, all'ARPAM. Eh, a cui ha chiesto la disponibilità di una centralina che poi gestirà lo, la stessa amministrazione comunale, al tempo stesso ponendosi in accordo con una ditta che ha una, un progetto molto, molto avanzato. Insieme concorreranno ad un bando per realizzare proprio a Fano la sperimentazione di questo progetto che riuscirà così a monitorare la qualità dell'aria con dei meccanismi particolarmente avanzati. E poi si parla di risparmio energetico anche sul Corriere Adriatico eh, per quanto riguarda le proposte della TECFEM inserite nell'ambito della settimana europea della mobilità. Morto l'ultracentenario di Fano, il cordoglio dell'intera comunità. Addio a Bruno Gambini, aveva 108 anni, la commozione di famiglia Nova. Eh, le abbiamo detto tutto quello che c'era da dire, insomma, almeno per sommi capi, per questa grande perdita aveva fatto il ferroviere, le figlie sempre accanto, le parole di Seri e dell'assessore Tinti. E poi a fondo pagina... Abbiamo l'intervento della Diocesi per quanto riguarda i trappisti a Montegiove. Eh, la Diocesi è pronta ad accoglierli e la Diocesi conferma il parere favorevole alle quattro edificazioni. Si tratta di un monastero con la foresteria. A Fossobrone è siglato il patto del buongustaio, tartufo e sake per il Giappone. Presentata a Roma la nuova ricetta, Cristini sarà l'ambasciatore del tubero. Se ne pensano un po' di tutti i colori, di tutti i sapori, devo dire, per quanto riguarda la promozione del tartufo, una vera e propria risorsa di carattere economico del nostro territorio. E poi un importante articolo a fondo pagina che riguarda la protezione civile fanese. Eh, non solo protezione civile perché i volontari sono sempre pronti ovviamente ad intervenire in caso di emergenza, ma anche un grande servizio di carattere sociale. Perché dall'inizio della scuola i volontari del CB Club Enrico Mattei sono scesi in strada per aiutare gli studenti a attraversare la strada per eh, aumentare la loro sicurezza e non incorrere nei pericoli del traffico. Continuano poi a gestire il servizio di, di trasporto disabili, assicurano la sorveglianza all'interno della caserma Paolini per quanto riguarda la sicurezza degli stabili, delle casermette e poi appunto intervengono in caso di necessità. Ci sono diverse iniziative, il club ha bisogno però di nuove adesioni perché aumentano i servizi, e beh, poi qualcuno poi magari è pensionato, a questo punto può anche, può anche uscire dal club, perché magari le sue condizioni non permettono più di svolgere questa attività. È comunque un club in continuo rinnovamento. C'è un appello del presidente Olivi che dice chi se la sente, giovane, adulto, anziano, di prestare servizio per il benessere della comunità, Può telefonare al mio cellulare. Vediamo se riesco a rintracciare il cellulare. Sì, eccolo qua. 347-891-0941. Lo ripeto, 347-891-0941 eh, per dare la propria adesione oppure recarsi personalmente al CODMA dove ha sede la protezione civile. Il club cerca volontari, c'è bisogno di voi, ha detto appunto eh, il Presidente. A pergola. a pergola si parla di arte, Valentini illustra i versi di Luzzi, il grande poeta, la sua arte in mostra a Firenze, l'opera edita dal primo centro amici del libro, esposta da oggi alla Gonnelli con altre rarità. E poi qui un salvataggio un po' spettacolare, precipita nel dirupo, cavalla salvata dai vigili imbracata e riportata a terra, era spaventatissima, povera bestia, ma senza alcuna ferita e la vediamo qui nel momento in cui eh, arriva proprio il salvataggio, è stata estratta dal dirupo e riportata in superficie. Vediamo anche la pagina di Senigallia. Chef, show cooking, gusto a chilometro zero, fish market e il festival del pescato. Ebbene Senigallia non finisce mai di produrre iniziative di carattere gastronomico, di carattere culturale. Da venerdì prossimo tre giorni di stand e aperitivi al porto turistico. Una città deve vivere tutto l'anno ed è giusto che sia così perché poi le manifestazioni devono continuare a produrre promozione. Vediamo l'ultimo articolo per quanto riguarda la pagina pesarese, l'apertura è dedicata agli hotel, hotel campagna d'autunno, si inaugura il nuovo Vienna e via ai lavori dell'ex Garden, ecco che Pesaro rinnova il suo apparato di strutture ricettive. E con questo chiudiamo la nostra rassegna stampa. Io vi auguro una buona giornata, vi invito a seguire il TG di Fano TV Occhio alla Notizia questa sera alle ore 20:30 e ovviamente la rassegna stampa di domani alle ore 7. .00. Grazie per l'ascolto, a risentirci.